Fare una chiacchierata con una donna ai tempi del coronavirus, praticamente è come fare una chiacchierata con una donna non ai tempi del coronavirus, perché la donna che ho davanti è perfettamente truccata, una bella collana, invece io mi presento con questa barba assolutamente incolta e sfiguro un attimo. Ciao Deborah, Deborah Santos, direttrice del centro commerciale, del parco commerciale I Portali, come stai? Ciao Emanuele, tutto a posto? Però le donne sono vanitose di sé, non Lo potevo so. dire, ecco, parlare così, ci siamo capiti. Ci siamo capiti, ci siamo capiti. Tra l'altro, direttrice del parco commerciale, del centro commerciale più elegante della Sicilia orientale, quantomeno perché gli altri poi non li conosco. Allora, ecco, Questa eleganza, no, io perché dai, non li stavo conosco, quindi, prendendo tutto il no, complimento per il ecco. nostro parco commerciale, no, no, è il più No, elegante, no, ti no, perché garantisco. dal centro oriente, dal centro fino all'estremo oriente della Sicilia li conosco tutti e devo dire, posso ammettere che il parco commerciale di Portale è super elegante. Si è voluto dare Perfetto. si è voluto dare questo marchio già dall'apertura, dallo stile che c'è, insomma, in galleria, il cupolone super fashion. E adesso state mantenendo, è un target di clienti molto molto alto e anche nei vostri eventi fino al lockdown vi siete distinti sempre da questo punto di vista. Sì, devo dire anche che ci siamo sempre distinti, non soltanto per questo, la bellezza architettonica, ma anche per la pulizia, perché posso garantirti che al Vero, vero, vero. portale la gente dice che possiamo mangiare per terra, è vero. Devo dire la pulizia, ovviamente, come ti ho detto prima, ma anche il verde, perché la proprietà è appassionata della cura del verde e noi abbiamo anche tutte le nostre aiole, il parcheggio e abbiamo una chicca perché abbiamo delle piante che stavamo per lanciare questo progetto, te lo dico poi così a Dai, breve, dacci così lo quest'anteprima, potremo ok, in ci piace. anteprima, che è questo progetto destinato a queste nuove piante che abbiamo inserito all'interno del nostro parco, che sono piante che hanno delle probabilità, no, perdonami, che hanno delle proprietà diverse, Proprietà, proprietà ok. che aiuteranno anche questo a combattere tante problematiche, no, nell'aria. E questo poi con più dettagli ti svelerò, però Mi Portali per il piace, mi Green piace. è il prossimo progetto nostro. Ci piace moltissimo. Abbiamo cominciato con una ventata di sorrisi e di positività, anche se il periodo è un po' duro. Un centro commerciale chiuso, quante attività in totale? Allora, noi all'interno del nostro centro commerciale abbiamo 100, al momento 110 punti vendita. Ok. Non è facile perché tu moltiplichi questi numeri, ovviamente, dietro a ogni punto vendita, metti caso circa Certo, ci 5, sono 6 diversi, commesse, certo, 10 commesse, tu esatto. metti le famiglie che vanno a susseguirsi, no? Sono tutti questo gran numero di persone che è a casa in questo momento. Scusami se faccio delle domande così intime, se vogliamo, però insomma per capire anche in questo momento come state affrontando la questione. Sappiamo che ci sono dei costi di gestione, li avete Sì. abbattuti, avete abbassato un attimo, come state venendo incontro ai commercianti, ai vostri negozianti? Allora, per quanto riguarda tutta questa parte, diciamo, economica, mi dispiace, ma io non sarei tenuta a dirlo perché sono segreti Ok, ci sta, è giusto, professionali è di giusto, è ogni giusto, è negozio, di giusto. ogni centro commerciale. Quello che ti posso dire è che la proprietà ovviamente è sempre presente, stiamo cercando di fare di tutto per tornare questo periodo un pochettino più di sollievo per i nostri punti vendita. Ma la cosa principale che ti volevo dire è anche questo, che nei progetti nostri, penso di vita di tutti quanti, ci dobbiamo, la parola è adattamento, una parola Certo. chiave in questo momento. Il centro commerciale che prima era visto come un posto di aggregazione, io penso che da questo momento in poi noi dovremmo cercare di trasformarli non solo visto come punto di aggregazione, ma bensì come luoghi sicuri. E Certo. noi abbiamo già cominciato questo anche prima che Ecco, si quindi siete pronti, ecco, siete già pronti alla esplodesse questo coronavirus. fantomatica fase 2, ecco. Sì, perché noi abbiamo intanto cominciato, siamo stati il primo e credo unico, non voglio sbagliarmi, come centro commerciale di aver realizzato proprio la sanificazione della maniera più corretta che si poteva fare. Figurati che noi Perfetto. siamo avvalsi della società che fa anche questo a Sigonella, perciò voglio dire.
Non era uno scherzo. A parte la sanificazione, per adesso, per la riapertura, io posso dire che da lunedì 20 di aprile anche il Parco Commerciale Portale sta aprendo le sue porte dentro della normativa di supporto a tutti con loro, nel senso dei nostri punti vendita, che sono autorizzati dal decreto ad aprire. Ossia la nostra libreria, tabaccheria, Certo. farmacia, gli abbigliamento per bambini, lavanderia, tutto quello che è un servizio per il comune, possiamo farlo. Ecco, quando ci sarà la riapertura secondo i termini di sicurezza, mantenendo le distanze di sicurezza, vi state già attrezzando anche per quello? Perché ovviamente un parco commerciale come il vostro fa migliaia, decine di migliaia di ingressi nei momenti di, per esempio nel weekend. Come si Sì, gestisce senz'altro. quello? State già pensando a questo? Sì, noi stiamo ovviamente già pensando a questo perché non è che possiamo da domani il decreto dice si apre e adesso si domanda che cosa si farà. Intanto si comincia sempre con delle segnalazioni bella precisa già dell'ingresso, del parcheggio fino alle porte quando si aprono le porte per l'ingresso all'interno della galleria. Il centro commerciale Portale, il parco commerciale Portale ha un vantaggio su questo, perché noi siamo su due piani, abbiamo più Certo. di 2 chilometri di corridoi e fino a che si arriva un grosso flusso, un grosso numero di persone a essere vicino ci vuole perché è tutto molto ben segnalato. Noi abbiamo già, prima ti dico, della chiusura, installate le colonnine con il gel protettivo per lavarsi le mani e tutto ciò. Perfetto. Noi già avevamo prima, perciò figuriamoci ora, è solo rinforzare un numero in più di dispositivi. Le mascherine, già ci siamo attrezzati anche noi, il nostro cliente che arriverà lì adottato di mascherina può entrare, nel caso che ne so, c'è la mamma col figlio che si è scordato, cercheremo di fornire anche questo. I guanti per entrare Ok. dentro dei negozi, i nostri negozianti, tutti i nostri negozi saranno personalizzati con le stesse identiche indicazioni di come procedere Perfetto. pronti ai negozi. Perciò la gente non leggerà di una parte una cosa, di una parte un'altra, anche per una confusione Uniformità. visuale, una confusione di Perfetto. lettere. Ok. Saremo molto espliciti su questo, di come indirizzare e aiutare la gente a comportarsi di maniera diversa adesso nel modo di fare il proprio shopping. Senti, avete sicuramente in questo momento, anche durante la totale chiusura, avrete mantenuto la sorveglianza perché a maggior ragione quando il centro Senz'altro, commerciale. Ecco, abbiamo ridoppiato, ci sono stati raddoppiato. degli episodi, ci sono stati degli episodi di qualcuno che ha tentato perché in alcuni centri commerciali, in altre città della Sicilia, si è pensato addirittura si è arrivati alla spaccata. Da voi tutto tranquillo. No, da noi no, da noi tutto tranquillo, tutto sereno, abbiamo un'eccellente azienda per quanto riguarda la nostra security vigilances, abbiamo, come ho detto prima, raddoppiato in questo momento la nostra vigilanza sia diurna che notturna, anche perché tu conosci il nostro centro, abbiamo due lati diversi, no? La parte ovest e la parte est del nostro parco, perciò Certo. collegate ma molto ben vigilate. Su questo facciamo sono tranquilli sia noi sia i nostri operatori. Deborah, facci sognare, ti prego. Probabilmente in estate non arriveremo a fare gli eventi che insomma caratterizzano poi il Parco Commerciale Portale. Io sono molto legato perché ho presentato diversi spettacoli lì, eleganti, meno eleganti. Ho presentato 2 anni fa il compleanno che credo cada a novembre. Per novembre, secondo te, potremmo arrivare a mangiare la torta? Allora, il compleanno è a ottobre, Ah, però ottobre, ecco, vedi, però, siamo lì, siamo ottobre, vicini. bravo, siamo lì, ottobre, novembre. Io guardo, mi auguro con tutto il cuore che quest'anno, anche se una torta diversa, ma possiamo festeggiare insieme ai nostri operatori, perché nei momenti di difficoltà è chi deve uscire fuori leone di ognuno di noi. Io quello che Certo. chiedo a tutti i nostri operatori è questo. Logico, capisco ognuno di loro le sue problematiche, ma di avere fiducia nel futuro. Non dobbiamo mollare, non dobbiamo cedere ora. E ad esempio lunedì si posso dire un nome di uno degli operatori a pubblicità o posso Certo. dirlo?
No, ma vai, vai, vai tranquillamente. Ok, vi do un esempio, no? Noi abbiamo fatto in questo periodo che eravamo chiusi due contest, abbiamo realizzato due contest bellissimo nella nostra pagina dove abbiamo avuto tantissime partecipazioni per essere ancora vicino ai nostri clienti. Uno è stato ovviamente tramite i disegni, i bambini sono stati protagonisti e altri sono stati dei video mandati delle famiglie. Nonostante tutto ciò, per non essere proprio staccati completamente, abbiamo da questa settimana che partiranno anche dei tutors che daranno dei consigli, delle cose carine, sempre per essere... Okay. Ma ce l'abbiamo un nostro operatore, ad esempio, che è la Ubi, che è la libreria, che già da due settimane che fa consegna di libri a casa e della settimana prossima insieme a noi faremo sia già la sua apertura, ma faremo anche dei racconti di storia online, di modo bellissimo, che così continueremo bene. Sempre. Perciò okay. Questo tipo di iniziativa, questo tipo di positività. Gli eventi, ecco, saranno quello... questi gli eventi. Ecco, aprirete ad altro tipo di eventi ancora non essendoci una normativa ben definita, non avete stabilito nel dettaglio? Come... Allora, noi abbiamo già rifatto il nostro piano eventi, perché dobbiamo pensare al futuro, non possiamo stare fermo. Purtroppo alcuni dei nostri fornitori dovranno capire e ci rifaremo nel 2021, perché ci sono eventi che non potranno essere più fatti, in special modo quelli di grosso numero di aggregazioni dove coinvolgono anche dei bambini. Però come il parco, per fortuna, abbiamo una parte anche esterna molto bella, molto con verdi, come dicevamo prima, cercheremo di utilizzare sia internamente come esternamente. Sto facendo delle cose molto carine per l'esterno, approfittando che col sole della Sicilia ci permetterà di godere un po' anche l'aria aperta, e non posso svelare perché sennò i miei competitors prendono, esatto. Però ti posso dire che stiamo pensando anche delle cose serali molto belle, dopo rimanendo aperti fino ad orari tardi, ci chiamiamolo piace, così. Ci piace. Ci non piace. Possiamo abbiamo fare capito. Le giornate, abbiamo capito. Le serate. È chiaro che non sei di nazionalità italiana, credo di capire che sei di nazionalità brasiliana, perché si sente un po' di parlamenti. Che notizie arrivano dal Brasile? Infatti chiedo perdono per i miei errori di italiano. No, ma parli benissimo. Che notizie arrivano dal Brasile in 15 secondi? Nel Brasile purtroppo le notizie non sono belle, perché è un paese che già ha una sua sanità di suo molto problematica. Figuriamoci ora col coronavirus. Io mi auguro e spero veramente che le autorità brasiliane, avendo avuto questo periodo di poter capire gli errori delle altre nazioni, non commettono anche loro, non fanno anche loro gli stessi errori di una non tempestività in alcun momento, che secondo me sarebbero stati fondamentali per non arrivare a questi numeri alti di morti. Ce l'auguriamo tutti. Deborah Santos, grazie, ci vediamo presto al Parco Commerciale Portali e nel frattempo hashtag noi non ci fermiamo. Grazie a voi per averci ospitato, arrivederci. Ciao.